Con 10 euro circa acquisto ad Essaouira un biglietto dell'autobus Supra Tour con destinazione Marrakech. In 3 ore percorro i 200 chilometri che separano le due città e ben presto il paesaggio verde a ridosso dell'Atlantico cede il posto ai colori caldi dell'arido entroterra. La città di Marrakech appare pulita, ordinata ed elegante. Il taxi e il trasporto pubblico lasciano i passeggeri nei pressi del giardino di Arset el Birk, di fronte al maestoso minareto della Kutubia, alto quasi 70 metri. È questo piccolo giardino pubblico la principale porta d'ingresso all'immensa piazza di Gemaa el Fna. Gemaa el Fna non è una semplice piazza. Superato l'ufficio postale si raggiunge infatti la targa commemorativa dell'UNESCO che dal 2008 definisce questa piazza patrimonio orale e immateriale dell'umanità sin dalla sua fondazione nell'XI secolo. Altro accesso scenografico alla piazza è dalla via Riyad Zitoun Lakhdim attraverso una porta. Venire qui la mattina presto e prendere qualcosa da bere su una delle terrazze che circonda Gemaa el Fna è il modo migliore per godersela con un po' d'aria fresca, soprattutto in estate. Il silenzio che mi circonda dalla cima del Café de France dà proprio l'idea di vuoto che il suo nome forse avrebbe dovuto evocare. Gemaa el Fna, infatti, potrebbe voler dire la moschea del nulla, indicando probabilmente l'intenzione di costruirvi un edificio religioso poi non più eretto. Oppure potrebbe significare l'assemblea del defunto, ad indicare l'iniziale uso di questo ampio spazio quale luogo destinato alle esecuzioni capitali. Entrando in piazza a metà mattinata dalla porta della via Riyad Zitoun Lakhdim, si gira a destra e superata una moschea e il pronto soccorso della Mezzaluna Rossa, che corrisponde alla nostra Croce Rossa, si arriva a belle terrazze, ristoranti, negozi di spezie.
Mi fermo così ad osservare dall'alto del Café de la Place la moschea Harbouch e la frenesia in aumento in ogni angolo della piazza. È però ovviamente la sagoma della Koutoubia in lontananza a caratterizzare il paesaggio urbano. L'attività più tipica della piazza sono i venditori di spremute di frutta fresca che si contendono ogni possibile cliente con le loro grida. Poi non mancano i venditori di cappelli, cesti in vimini, profumi ed essenze, nonché i negozi di abbigliamento. Raggiungo così degli incantatori di serpenti che sembrano danzare al suono della loro musica, mentre semplicemente seguono con lo sguardo e il corpo i movimenti dei nai, i loro flauti. Nel tardo pomeriggio aumentano i visitatori e così pure le tipologie di attività, come per esempio i banchi delle tatuatrici DN. Mi dirigo così verso il Café Argana, forse il ristorante più chic di tutta Gemalfna. Il 28 aprile 2011 questo ristorante divenne il teatro di un sanguinoso attacco terroristico che costò la vita a 18 persone. Oggi questo episodio è solo un lontano ricordo e il Café Argana è sempre lì come una finestra privilegiata verso il sud della piazza. Consumo così il mio couscous, una fantastica cena con vista. Nel frattempo il sole tramonta e il Café Argana mi offre l'opportunità di osservare Gemalfna in versione serale. La sera, il momento in cui Gemalfna è indubbiamente il meglio di sé. Con l'illuminazione serale risaltano i vari prodotti in vendita. Come ad esempio gli incensi e i fumi aromatici. Oppure le tipiche lanterne.
Ovviamente non è necessario cenare in ristorante. La stessa piazza offre decine di opportunità di assaggiare il tipico cibo di strada marocchino e non parliamo soltanto di carne alla griglia. Ci sono ad esempio le teste di montone oppure le lumache. E per chi preferisce lo zucchero al salato, non mancano i dolci tipici. Dopo cena, la frenesia entra nel vivo. Appaiono i cantastorie. E c'è chi sfida la fortuna partecipando a giochi di strada. I ritmi delle musiche tipiche si fanno sempre più intensi, così come i movimenti dei danzatori gnawa. Non reggo il ritmo e vado a dormire. È un nuovo giorno e mi preparo per lasciare questa terra magica e incantevole, dove anche stavolta è l'antico sapere dell'uomo e il suo forte senso di ospitalità ad avermi incantato.